Ben ritrovati per questo nuovo appuntamento con Spazio Notizia. A Catania è stata presentata la cena evento di beneficenza Famiglie Oltre, iniziativa che servirà per raccogliere fondi da destinare al progetto Impara Giocando. Ci racconta tutto Lucio Di Mauro. Presentata la quarta edizione della cena evento di beneficenza Famiglie Oltre, in programma il prossimo 12 giugno al Castello San Marco di Calatabiano. L'iniziativa, organizzata dall'associazione Il Faro Famiglie Oltre la Disabilità, con il patrocinio dell'Assemblea regionale siciliana, COS, Centro Ortopedico Siciliano e Confesercenti dell'area metropolitana di Catania, intende promuovere una raccolta fondi da destinare al progetto Impara Giocando, una serata all'insegna del buon cibo, ma soprattutto una gara di solidarietà, dare voce alle mamme, ai padri di tanti bambini speciali che devono gestire ogni giorno i bisogni dei propri figli e le esigenze personali. L'associazione si occupa di bambini diversamente abili e delle loro famiglie. Ci impegniamo moltissimo sul sociale, sia per aiutare i bambini a superare tanti ostacoli che purtroppo tutt'oggi sussistono, ma anche da fare da supporto alle famiglie, perché dietro ogni bambino c'è una famiglia e una famiglia che soffre, che è poco aiutata e supportata, diciamo, dall'intera società, dall'intera comunità purtroppo. Noi praticamente abbiamo un progetto che si chiama Impara Giocando. È una struttura ecosostenibile, infatti proprio eliminiamo il cemento perché già ce n'è tanto, i centri riabilitativi sono tutti in cemento e i bambini hanno bisogno di calore. È meglio del legno, secondo me, il calore lo trasmette, e di luce. E questo progetto consiste nella realizzazione di una palestra dove i bambini, tutti i bambini, possono superare delle difficoltà motorie e non, una camera multisensoriale con un metodo molto particolare dove soprattutto i bambini con autismo, ma non solo, anche gli anziani e in teoria, anzi in pratica anche noi, che siamo abbastanza stressati e ansiosi, questa stanza consiste in colori, luci, ambienti che aiutano a rilassarsi e in questo modo anche l'ansia e il nervosismo, eccetera, dei bambini si placa. E poi anche molto gioco all'aperto, poi vogliamo realizzare una zona dove ci sono gli animali, una zona dove si possa fare ortoterapia, quindi molto completa perché purtroppo nel territorio siciliano soprattutto mancano strutture complete. Cioè si va all'estero, troviamo tutto, qui da una parte dobbiamo andare in piscina, da una parte dobbiamo andare a fare terapia, da una parte pet terapia, quindi i genitori, noi stiamo più in macchina a accompagnare i bambini che quel tempo potremmo utilizzare per stare con loro e giocare invece.